Bene, riprendiamo la nostra fatica e vediamo adesso che cos'è questa coinonia. La parola che vi interessa si trova alla linea 26, è la sesta parola partendo da destra. Che cos'è questa comunione? Se noi facciamo un esame degli Atti degli Apostoli, vediamo che la parola coinonia esce solo fuori, esce fuori solo qui, solo in questo testo. Però questo testo è seguito, capitolo 4, versetto, capitolo 2, versetto 42, da una specie di brano esplicativo, dove si dice che venivano messi in comune tutti i beni. Hanno attuato una piccola repubblica comunista. È andata fallita, purtroppo. Le uniche repubbliche comuniste che funzionano sono i monasteri. Lì tutti lavorano, non vanno mai in pensione, perché il padre abate dà il lavoro a seconda delle forze della persona, e anche se un monaco ha 90 anni, ha sempre in monastero qualcosa da fare, alla sua portata. Nessuno possiede niente, solo i panni che hanno addosso. Però non mancano di niente. Perché io ricordo quando ero all'università, io dovevo copiarmi a mano i testi, e loro invece avevano i soldi e si facevano le fotocopie. Oggi è ridicolo dire una cosa del genere. Ma negli anni 70 le cose erano diverse, perché la mia paga da prete era di 20.000 lire. Va bene? Noi ci siamo dimenticati di quei tempi. Dunque, la comunione per gli Atti degli Apostoli è comunione dei beni. È una cosa molto materiale ed è un modo di concepire la comunione. Perché? Perché questa comunione dei beni nelle chiese pagano-cristiane non viene mai attuata. Mai. Ridendo, si dice che Pietro è comunista e Paolo è capitalista. Paolo non ha mai insegnato la comunione dei beni, mai. Ha sempre insegnato la condivisione. E in una forma anche piuttosto severa, perché lui, quando chiude la prima lettera ai Corinti, ricordatevi che nel mondo greco si veniva pagati alla fine della settimana, non alla fine del mese. E quindi alla fine della settimana dice: tenetevi i soldi che vi sono necessari per vivere, se c'è in sovrappiù, li donate per la chiesa di Gerusalemme, il cui sistema economico ha fallito. E lui, nelle chiese della Grecia, raccoglie i soldini per portarli a Gerusalemme in modo che si rifacciano il capitale. Paolo ha chiara la concezione della comunione non come messa in comune, ma come condivisione. Questo sì, è diverso. Il mio è mio, il tuo è tuo, tu hai poco, io ti do del mio, del sovrappiù del mio. Meglio così, sì. Tenete però presente che questa visione della coinonia è una visione materiale. Ringraziando Dio, nella Chiesa nascente c'è anche, dietro a questo nome, qualche cosa di molto di più. Se noi interroghiamo Paolo e ci chiediamo: Paolo, come adopera questa parola? Allora io ho scelto alcuni brani, non certo tutti, se no veniva fuori 5 pagine di scheda e non valeva la pena.
Dunque, alla linea 69, Paolo conosce la comunione dei beni nel senso di condivisione più o meno come gli atti. Dico più o meno perché Paolo non accetta mai la comunione dei beni, mai. Però per Paolo la parola coinonia significa anche comunione con Cristo. Sempre la parola coinonia. Noi stiamo lavorando con la parola coinonia e basta. Esiste la comunione, la coinonia con il sangue e il corpo di Cristo. Non esiste nessuna coinonia, dice Paolo, con i demoni. Dare la mano destra è segno di comunione. Questo è un fatto antropologico. Ma anche cooperare alla diffusione del Vangelo, nel greco c'è la comunione alla diffusione del Vangelo. Quindi cominciamo a capire che la parola coinonia forse è un pizzichino più ampia di quella che noi possiamo pensare occhieggiando il sistema economico della Chiesa nascente. Coinonia significa comunione di tipo verticale, ma anche comunione di rapporti orizzontali. Nella lettera ai Filippesi si parla anche di comunione di spiriti, di comunione nella fede, che in italiano si traduce con partecipazione. A questo punto, allora, la comunione, noi diciamo così, può essere identificata con l'alto, comunione con Cristo, comunione con il sangue e il corpo di Cristo, e può essere anche una comunione orizzontale, di tipo antropologico, ma anche di tipo intimo. Partecipare alla fede è una comunione interiore che ogni persona fa con la fede che Dio gli dona. Ed è anche una comunione con il compito che tutta la comunità cristiana ha di diffondere il Vangelo. In italiano si traduce in questo caso non comunione, ma cooperazione. Il testo, a mio avviso, più bello per capire questo concetto, che noi abbiamo scoperto in forma frammentata, è un brano della prima lettera di Giovanni. Siamo alla linea 82. Se diciamo che siamo in comunione con Lui, notate che la parola comunione italiana corrisponde alla linea 77, quarta parola, greca, coinonia. Abbiamo l'accusativo, ma la parola è quella. Se diciamo che siamo in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, c'è spaccatura fra fede e morale. Camminare nelle tenebre nel cristianesimo primitivo significa comportarsi moralmente in maniera opposta alla imitazione di Cristo. Noi lo diciamo spesso, non esiste il credente non praticante. Non esiste. Questa è una coniatura di vocabolario che è, dalla parte cristiana è senza senso. Tu sarai un cristiano peccatore, ma no, non praticante. Non esiste nella concezione cristiana il cristiano non praticante, esiste il cristiano peccatore. Però oggi, sapete, con le parole si tende sempre a coprire la realtà. Le parole sono veicolo di verità, ma possono essere anche veicolo di menzogna, pur dicendo la stessa cosa.
lo spazzino, operatore ecologico. Ma va! Prima o dopo noi preti verremo chiamati gli spazzini della coscienza. Altro bel nome. Come? Non ho capito. The Escort. Una volta era la marca di una macchina della Ford. E io ho sempre viaggiato per un determinato periodo con la Escort. Esistono anche modi delicati di dire le cose. Io ho avuto l'esperienza di essere preside per 4 mandati fuori legge. Perché si può essere presidi per 2 mandati e basta. Poi il terzo mandato c'è stata la dispensa, ma poi la legge no, non permette più. Invece i miei colleghi hanno tornato a eleggere il sottoscritto. E quando dovevo prendere a cazzotti qualcuno, perché guardate che non tutti i docenti sono persone serie, neanche all'università. Mi sono consultato col mio accompagnatore spirituale. Dico, Alessandro, dico, che faccio? Quelli dicono, una pedata in partibus infidelium io gliela darei. È un modo molto gentile per non dire... E allora lui dice, guarda, dice, i nostri grandi... È un benedettino lui. I nostri grandi abati, dice... Non rimproveravano mai il monaco quando sbagliava, ma le dicevano quello che avrebbe potuto fare la prossima volta quando si sarebbe trovato in una situazione del genere. E quindi non parlavano mai al passato dicendo tu hai sbagliato, ma dicevano quando ti troverai in una situazione simile potresti fare così in futuro. A persone intelligenti, poche parole. Io ho adoperato quella tecnica. E riesce. Riesce. Perché all'inizio ti prendono sotto gamba. Perché tanto è una raccomandazione, uno fa quello che vuole. Però quando cominci a dirgliela la seconda volta, la terza volta, la quarta volta, cominciano a pensare. Perché alla quinta dico... Chiedo il decreto di sospensione della docenza. E allora da quella volta bastava una volta che io dicessi ma la prossima volta sai, trac, subito si rimettevano sull'attenti. Sì, abbiamo sensibilità diverse, quindi io capisco che ci possono essere pareri diversi per l'amor del cielo. Tuttavia, io sono anche convinto di questo, che ognuno di noi ha tanto bisogno di essere trattato delicatamente. Perché tutti, brava, tutti ci portiamo dietro il bambino piccolo. Noi siamo stati bambini piccoli e abbiamo sofferto da morire la paura e la rozzezza degli adulti. E quel bambino, guardate, non muore mai. Quello ce lo portiamo dietro anche in paradiso. Allora, qui dipende poi da circostanze, sensibilità, però se riusciamo ad essere delicati va bene. Bene, torniamo a noi. Allora, se diciamo che siamo in comunione con Lui, e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Mettere in pratica la verità per la teologia giovannea significa comportarsi come Cristo. Ma se camminiamo nella luce come Egli e nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri
È interessante il ragionamento, perché se io sono in comunione con lui e mi comporto male, mento. Ma se mi comporto bene, verrebbe voglia di dire sono in comunione con lui. No, sono in comunione con gli altri. Questa specie di salto logico è estremamente interessante, perché la vera comunione tra di noi è fondata sulla affidabilità. Io so che quella persona ragiona da cristiano. Io sono cristiano. Che umanamente sia simpatico o antipatico, questo è un problema di simpatia, ma comprendo che se inizio una discussione con quella persona, partiamo dagli stessi presupposti, abbiamo gli stessi parametri, entriamo immediatamente in sintonia. Possiamo avere anche pareri diversi, però tra di noi non c'è la spaccatura del disprezzo, dell'allontanamento, della chiusura del dialogo. Guardate che è un dato importante. Noi dimentichiamo che può esistere il pluriculturalismo, ma guardate che la tolleranza è un valore falso, impostato così come ci viene proposto. Se è vero che la dignità della persona, di qualunque persona, va rispettato, e questo è un valore condiviso nella società occidentale, io non posso permettere che un marito musulmano prenda calci e riempia di botte sua moglie semplicemente perché il Corano lo permette. Perché ho quel valore della dignità della persona, lo condividiamo, oppure entriamo nella legge della giungla, perché tolleranza significa ognuno fa quello che vuole. Ma allora la domanda è, se noi proteggiamo le persone che riteniamo in situazione di difficoltà, come può essere la donna quando è oggetto di un apprezzamento volgare, per legge proteggiamo la donna, non si capisce perché non si possa proteggere la donna quando viene pestata. Posso essere tollerante, perché in nome della tolleranza noi rischiamo di calpestare quelli che sono i diritti umani fondamentali. Capite perché oggi la tolleranza è una parola ambigua? Giustamente Giovanni dice, se io ho un certo tipo di comportamento, dimostro di avere comunione con lui. Tu hai un certo tipo di comportamento, sbagli, non importa, ma ritorni su quello tipo di comportamento, hai comunione con lui. Ma allora la nostra coinonia non è fondata sulla simpatia. La nostra coinonia è fondata sul fatto che tu e io abbiamo in lui il nostro modello di valori e di comportamento. Allora non è una comunione antropologica. Si manifesta nella comunione antropologica. Ma capite che questa coinonia ha il suo fondamento su una scelta che è molto più radicale. Quando noi dimentichiamo questi semplici passaggi, allora noi o scadiamo nel sociologismo e facciamo della comunione solo e unicamente la comunione dei beni materiali, come la Chiesa di Gerusalemme, o cadiamo nel falso spiritualismo. Io sono in comunione con Dio e mi basta, e no. C'è qualcosa che non funziona. Tu sei in comunione con Dio perché Dio non ti contesta mai, non viene lì a prenderti a schiaffoni. Dio ti lascia libero, ti lascia libera, e quindi sei in comunione con Dio perché non ti rompe.
E Giovanni giustamente dice, no, sono due i parametri che tu devi tenere presente, il verticale e l'orizzontale, e devono essere coerenti. Se questi sono coerenti, sta pur tranquillo che anche con gli altri tu possiedi, al di là della simpatia umana, possiedi una comunione profonda, perché tutti e due partite da presupposti che sono uguali. Cioè Cristo è colui che ha l'ultima parola su di me e sulle mie decisioni. Se noi partiamo da questo presupposto, tutti siamo in comunione. Tenete poi presente che dentro a questa logica si inserisce il punto B, che non è il sedere come certe note trasmissioni ci hanno fatto capire.